Per chi non lo conoscesse, Stellar è un agglomerato di stelle che sorride in modo molto inquietante e pauroso e ha il potere di mandare degli astri, delle stelle proprio, sulla Terra, distruggendo tutto quanto. Ma ci sono molti altri misteri che sono sconosciuti a noi esseri mortali. No. Cos'è questa cosa? No, 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 no. E quindi il mio obiettivo in questo mondo è cercare di trovare questi misteri. Prima di tutto inizio a fare le cose classiche di Minecraft, ma noto con dispiacere che ci sono dei visitatori non proprio simpatici. Quindi mi scavo la mia prima casetta. Una casetta al protetto protetto, solo che sono sorti dei problemi mentre ero all'interno di questo buco. Ma è iniziata una musica così, cos'è successo? Come sentite, questa musica non è per niente bella da sentire. È come se qualcuno ci stesse cacciando, ed era proprio Minecraft che faceva questa musica. Ad una certa la musica è finita, quindi ho continuato a scavare, scavare, scavare. Finché non ho scavato un buco enorme. Qui volevo fare più stanze. Una magari la camera da letto, un'altra magari la cucina e un'altra magari la miniera. E proprio qui ho iniziato a scavare sotto per andare a trovare i primi materiali che mi sarebbero per forza serviti. Ma è successo questo. Quindi ho continuato la mia avventura per trovare dei materiali che mi sarebbero serviti per diventare più forte, perché così sono veramente debole in questo mondo completamente maledetto. E quindi continuavo a scavare, scavare, scavare. Ad una certa mi sono fatto coraggio e nonostante fossero passati tanti minuti, era comunque notte e questo mi sembrava molto strano in effetti. Ma ho detto, beh, prendiamo delle pecore in modo che io possa farmi il letto e sono ritornato a casa. Mi sono fatto il mio bel letto nella crafting table e mi sono messo a dormire. Poi dopo sono salito sopra, ho guardato qui fuori ed era ancora notte, il che mi faceva dire, ah, bro, aspetta un attimo. È il momento di farmi esplodere da un creeper. Ma non l'ho fatto, quindi sono ritornato a dormire pensando che fosse stato un mio errore. E quindi sono ritornato e purtroppo non era diventato giorno, è ancora notte. E qui ho iniziato ad insospettirmi molto. Solo che girandomi ho trovato questo cartello. Esatto, alfa versione 1.17.04. Ricercando su Google ho trovato diversi siti che mi spiegavano cosa fosse questa versione. Fra le prime versioni di Minecraft. Ma fra queste versioni ho trovato anche questo canale. Si chiama Old Minecraft Reuploads, che in italiano significa ricaricamenti di Minecraft vecchi. Nel primo video c'è il ragazzo che entra all'interno del mondo e sembra inizialmente appunto un gameplay, no? C'è lui che mette la sabbia, si sente anche un'aura molto negativa, cioè un qualcosa di sinistro in questo mondo. Ma nel primo video non succede un granché, tranne che lui che spacca le cose con la TNT. E guardate tutto intorno, ma quanto caspita è inquietante la notte in questo posto. Ad una certa fa esplodere tutto quanto e poi c'è questo stacco. E qua c'è la prima cosa molto strana. Si vede il giocatore con un cuore mezzo di vita. Ed è tutto buio e si sta nascondendo da qualcuno o da qualcosa che gli ha fatto quel danno. Per un qualche motivo sembra molto spaventato. Guardate come si guarda intorno. C'è qualcosa, chiaramente, che non va. Tutto intorno a lui pieno di carne, pelle di animali. Come diavolo è successo questo? O l'ha fatto lui, oppure è stato qualcun altro. Ma adesso lui va in casa, scende le scale, prende dei carrelli, inizia ad andare verso il posto, in questo tunnel molto lungo, peraltro si vede la nebbia, ed è come se qualcuno lo stesse spiando, si sente proprio questa cosa all'interno del video. Scende da questi carrelli una volta arrivato a destinazione. Lui continua ad essere molto spaventato e visibilmente terrorizzato. Si sentono dei blocchi che vengono piazzati. Ed evidentemente qualcuno sarà stato. Ma hey, qual è il problema dopo tutto? Perché andiamo al prossimo video. Questa, purtroppo, è la versione che ci interessa a noi. E qui il giocatore guarda la miniera. Sta in miniera, no? Ad una certa c'è questo stacco e si trova in questo posto
Non è possibile sia stato scavato da un essere umano, perché è pieno di blocchi di pietra perfettamente, è come se si fosse autogenerato. E il giocatore va avanti perché evidentemente non sa dove si trova, sta in uno stato confusionale chiaramente, perché probabilmente non si aspettava di stare qui. Ma ad una certa, andando sempre più avanti, si avvicina ad un muro di fence, cioè di staccionate di Minecraft. E c'è di nuovo un altro stacco. E si vedono delle scritte. Nel terzo video il titolo si chiama Per Anthony. Anthony è un nome inglese di un nome, di persona. E c'è il giocatore che sta nella versione alfa 1.2.0-02. Questa è un'altra versione di Minecraft. Probabilmente se le ordiniamo in versione crescente, forse riusciamo a trovare pattern, magari delle spiegazioni che possono avere un senso. E come al solito il giocatore, si fa le sue partitine a Minecraft, no? Ma ad una certa Minecraft diventa completamente buio, tutto nero. Che credo che sia abbastanza normale per l'epoca, almeno Minecraft era abbastanza così nelle prime versioni. Ma va avanti, non dovrebbe andare avanti in questo buio. È chiaramente un altro gioco questo, e il nostro Minecraft, ragazzi, ad oggi non è così, ma le prime versioni di Minecraft nascondono davvero i segreti più grandi che possiate immaginare. Il giocatore aumenta la possibilità di vedere di più davanti a sé nel gioco, si chiama render distance. E questo sembra aver scavato un buco, probabilmente qualche sua costruzione particolare, no? E questa è una miniera. Entra all'interno di questa miniera, cosa che normalmente una persona con un livello di paura normale non entrerebbe, perché fa dannatamente paura. Cioè è tutto così buio ed inquietante, ma il giocatore evidentemente non sembra preoccuparsi di questo. Forse ci sarà abituato, probabilmente. E quindi continua all'interno di questa caverna. Si sente qualcuno che sta piazzando dei blocchi, ma non capisco se è il suono di lui che cammina sulla pietra oppure di davvero qualcuno che sta piazzando dei blocchi. Probabilmente erano solo i suoni di Minecraft vecchio, quindi niente di preoccupante, beh, almeno per ora. Agli ultimi minuti del video, il giocatore sente un suono della caverna di Minecraft. Il prossimo video si chiama Costruzione del castello di Minecraft. E in questo caso il giocatore inizia salendo appunto questa scala, ma poi ci sono delle interruzioni del video. Ed è molto strano, inizia ad essere veramente strano, anche perché o gli si era rotto il programma di registrazione del video, forse erano anche i primi anni dove c'era Minecraft, quindi forse hanno addirittura prima del 2010, per farvi capire. Quindi magari i programmi di registrazione funzionavano in maniera un po' più acerba, cioè un pochino più poco matura, più vecchia appunto. E il giocatore ad una certa mette pausa. E qui, purtroppo, succede un piccolo problemino, perché uno si aspetta che il gioco sia in pausa quando mette pausa, giusto? Eppure, in questo caso, anche se era un mondo single player, anche perché non si potevano fare i server a quel tempo, il gioco va avanti ed arriva qualcuno dalla nebbia. Si vede fra il menu dove c'è scritto Back to Game e poi dopo se ne ritorna indietro. Quindi evidentemente c'è qualcuno o qualcosa all'interno di questo mondo e il giocatore non se ne rende nemmeno conto, perché non l'ha visto, perché era in pausa. Chissà, forse si sarà andato a fare altre cose nel mentre, senza badare a quest'ombra di questa caverna. Peraltro notate come è diventato tutto quanto buio e nebbioso. E il giocatore non sembra nemmeno porsi problemi. Secondo me non è normale comunque questo giocatore. Così è, mi viene da dire, perché io non ci metterei più piede in un mondo così di Minecraft se facessi così. Comunque il gioco va avanti, la registrazione va avanti e ad una certa c'è uno stacco improvviso, ma ritorna di nuovo. E qui lo zombie, per una frazione di secondo, si è visto lo zombie che ha fatto uno strano movimento con la testa. È strano. Ma continuiamo. Qua c'è un tunnel scavato in questa caverna che il giocatore sembra confuso, perché non se l'aspettava forse, non so nemmeno se è stato lui a costruirlo oppure no. Ovviamente è pieno di mob perché è un posto molto buio, quindi ci sono i mob che spawnano all'interno di questo tunnel. E quindi il giocatore continua in questo tunnel, non dovrebbe farlo perché adesso arriva un'altra cosa molto strana. C'è un buco qua e
ragazzi, qua è inquietantissimo. C'è qualcuno che lo spinge e si sentono versi strani del gioco e resta con un cuore mezzo e c'è uno stacco, cioè c'è un taglio proprio. E si vede il giocatore che torna su mettendo dei blocchi, facendo un pillar, ma dietro di lui non c'è nessuno, non c'è nessun mob. E quindi lui arriva con un cuore, ritorna su e chiude il buco. Ora, piccola domanda, chi diavolo è stato a spingerlo se non c'erano mob? E infatti si è sentito come qualcuno che stava piazzando dei blocchi oppure che gli si stava correndo addosso, cosa più probabile. Nel prossimo video c'è scritto Other, che significa altro. Il video qua sembra completamente rotto e c'è il giocatore che ha scritto "Spero che tu stia meglio" e c'è un altro giocatore che dice "Veramente io non sto meglio, onestamente". E chissà di cosa stanno parlando. Magari uno all'inizio può pensare che questo giocatore ha l'influenza, però continua a scrivere "Continuo a sentirmi come un totale schifo" e ancora non capiamo a che cosa si sta riferendo questo Legend of Anthony 721, si chiama il giocatore. E dice, beh, noi speriamo ancora che le cose migliorino. Quello che sta registrando, peraltro si sente anche un rumore di sottofondo strano. E Legend scrive, non lo so, non so se è veramente così brutto, ma sto iniziando a preoccuparmi. Preoccuparsi per che cosa? Per cosa si sta preoccupando Legend? E gli ultimi frame vediamo il giocatore che scrive "I wow" e potremmo ipotizzare che la parola finisse con "would", che significa "vorrei". Nel prossimo video entra nel gioco e subito c'è scritto "work in progress", che significa "lavoro in progresso", cioè praticamente stanno costruendo qualcosa che deve essere ancora completato. Si vede una cassa con delle canne da pesca, è bel mondo sicuramente, niente male. Si vede un'altra cassa con delle barche. C'è scritto Minecraft sopra. Ad una certa va in questo villaggio e poi dal villaggio se ne va da questa parte e trova un castello enorme. Prende il suo carrello ed inizia a dirigersi verso il castello. Il castello è abbastanza inquietante perché sembra che abbia una bocca invece che un'entrata normale. E controllando nei commenti ho trovato un ragazzo che dice, beh, prima di tutto abbiamo un pulsante che non era nemmeno stato aggiunto nella versione del 2010. Come seconda cosa strana abbiamo il logo di Minecraft che è differente. Ma il prossimo video si chiamano "Caverne veramente belle in Minecraft" e c'è il giocatore con questa musica di sottofondo di Minecraft che se ne sta in queste caverne. Ma al 18° secondo del video troviamo una sagoma in lontananza nella nebbia. Purtroppo c'è qualcuno all'interno di questo mondo che evidentemente sta con il giocatore e lo spia. E lui sembra continuare tranquillamente nel gioco, non sembra aver notato quella sagoma, quella persona, o magari, che ne so, era abituato a vedere cose strane, quindi non ci aveva nemmeno fatto caso, forse. Quindi continua. E alla fine del video sente che c'è qualcosa di strano e inizia a spaventarsi. E sente un respiro nel gioco. Il prossimo video si chiama "La potenza delle TNT". Sta nella versione alfa 1.1.2 e sembra prendere dei materiali, facendo anche delle transizioni che si facevano in quegli anni, molto vecchie e antiche, che oggi ovviamente non si fanno più. E dice, ora è il tempo di uccidere! E quindi prende e uccide un po' tutti i creeper, quindi questo doveva essere un video simpatico, no? Dove uccidevi tutti i creeper, tutte le cose, che magari facesse anche ridere, che fosse simpatico, no? Anche una musica in sottofondo che è meglio non mettere. Dice, è il tempo di un pochino di vendetta contro questi mob cattivi che ogni volta mi hanno fatto esplodere, soprattutto i creeper che sono antipatici, quindi li ripaghiamo con la loro stessa moneta. E nell'ultimo video succede un qualcosa di molto strano, perché il gioco subito inizia a dare dei segnali un po' strani. Siamo nella versione alfa 1.1.2, che peraltro sembra anche la versione più giocata, forse, all'interno di questo mondo. E inizia la solita musica di Minecraft. Non so nemmeno se era stata aggiunta a quel punto questa musica. Ha costruito addirittura un letto in questa casuccia brutta, con la lana, perché non c'erano i letti a quel tempo. E aveva costruito anche le miniere per prendere i suoi materiali, che chiaramente gli sarebbero serviti per continuare a giocare nel suo splendido mondo. Purtroppo si interrompe il video.
E nell'ultimo frame di questo video si vede lui che prende per scendere verso la caverna e si intravedono i piedi di Steve o forse di Herobrine. Non lo so, ma sono chiaramente dei piedi di un giocatore in più. E il video si interrompe lì. Ora cerchiamo di mettere insieme questi video. La mia ipotesi, così a freddo, è che questi giocatori si siano imbattuti in qualcosa di molto strano, che forse va addirittura al di là del gioco, proprio perché nel video che si chiama Altro, parlano di sentirsi male e che le cose sperano che andranno meglio, ma che comunque sono spaventati e preoccupati. E poi dopo, tutti gli altri avvenimenti che succedono nel gioco, che sono avvenimenti paranormali, e alla fine quella gamba, che forse poteva addirittura essere una gamba del suo amico, no? Quello che, con cui scriveva nel gioco, anche se le versioni erano ben diverse. Ma sappiamo che questo canale, che si chiama Old Minecraft Reuploads, ci ha dato delle informazioni utili per capire che cosa stesse succedendo nel nostro mondo e per capire meglio l'origine di Stellar. Grazie a questi video abbiamo capito che Stellar fa sorgere i misteri, quelli più vecchi. Al prossimo video, amici miei.